Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli argomenti che affronteremo in questo nostro incontro. Parleremo dei fidi di Toscana, gli strumenti di intervento regionale a sostegno dell'economia. Sono stati ritirati gli atti collegati dopo la replica dell'assessore. Poi si parla di come conservare i valori e la memoria dell'antifascismo e la resistenza, una proposta di legge di iniziativa consiliare. Poi è stato presentato il progetto SOS Sport Opportunità e società con una campagna che riguarda lo sport e i giovani. Andiamo subito a parlare del primo argomento, la comunicazione in aula da parte dell'assessore regionale all'economia e turismo Leonardo Marras sugli strumenti di intervento regionale a sostegno dell'economia. È un documento lungo e dettagliato di cui Marras ha condensato i punti salienti e sul quale si è sviluppato un lungo e intenso dibattito, al termine del quale la replica dello stesso Marras ha indotto il Partito Democratico, la Lega e Fratelli d'Italia a ritirare gli atti di indirizzo collegati per discuterne. Poi nella commissione specifica, quello dello sviluppo economico, con il testo di un atto di indirizzo condiviso da tutti i gruppi consiliari. Sono sempre delle relazioni molto chiare, lineari, con delle considerazioni oggettive. Allora, la proprietà di Fidi Toscana non è soltanto di Regione Toscana, ci sono anche le banche. E quindi, qual è stato un primo accordo, visto che non bisognava cercare di ricollocarla? È trovare chi acquistava e creare un pacchetto. Un pacchetto consistente, perché si andava a vendere più del 60%. Con un prezzo rilevante, perché Fidi Toscana ha un patrimonio consistente, la patrimonializzazione è forte, anche perché è nata con il tempo, si è fortificata, redditività che dal 18 in poi è andata male, perché poi la concorrenza dello Stato sull'attività di garanzia. Però qual è la situazione attuale di questa società? C'è un piano che ha andato il precedente, che ha portato la società a un momento, sta andando bene, c'ha una redditività notevole, però non si è trovato a vendere e quindi ritroviamo un nuovo piano per Fidi e quindi un piano industriale con delle idee che stanno portando avanti, sicuramente un sostegno da parte del mondo bancario sarebbe necessario. Noi riteniamo positivo il lavoro che sta facendo in questi anni di crescita e sviluppo Toscana, che è una delle partecipate in house della Regione Toscana, e riteniamo che Fidi Toscana debba modificare il proprio status naturale. Quindi è evidente che ha un percorso in questo momento attivo rispetto alle proprie stanze di bilancio, ma che dovrà trovare nei prossimi 2 o 3 anni una definizione definitiva. Noi non escludiamo anche l'opzione della possibilità da parte di Sviluppo Toscana di poter comprendere le attività che oggi svolge complessivamente Fidi Toscana, che nel frattempo prosegue nel sostegno di garanzia alle imprese toscane, soprattutto per finanziamenti erogati nei momenti delle crisi più forti che la Toscana ha dovuto vivere. Fidi Toscana rappresenta il più grande fallimento della giunta Gianni, cioè il tutto è contro di tutti. Gianni nel 2020 si candidò dicendo che avrebbe voluto comprare le quote non di proprietà della regione di Fidi Toscana per farne una finanziaria regionale, idea a nostro punto di vista corretto. È finito per mettere in vendita le quote di proprietà della regione Toscana, quindi facendo l'esatto contrario. Adesso si ritorna sui propri passi un'altra volta. Insomma, questa maggioranza ha esaurito il proprio ruolo di governo della regione, sballottandosi da una parte all'altra. Vedete, quando parliamo di queste cose sembrano neutre rispetto al contesto. In realtà non è così. Il governo Meloni interviene, stanzia i soldi per rifinanziare la cassa integrazione rispetto alle crisi della moda e alle ditte che soffrono la crisi della moda. Dall'altra parte la regione toscana è incapace di mettere in campo un'azione di governo di quella crisi e avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse intervenire in quei contesti, avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le piccole e le medie aziende toscane che attraversano una crisi strutturale ma che pure rappresentano un'eccellenza a livello mondiale, sarebbe stato necessario e sarebbe stato fondamentale. Ci aspettavamo una comunicazione che guardasse lontano in termini di garanzia, in termini di missione, in termini
termini di riorganizzazione di quella che noi riteniamo, lo abbiamo sempre detto in questi anni di legislatura, una società strategica per la Regione Toscana, per le nostre imprese, per i nostri distretti industriali. Invece ancora oggi, a distanza di 4 anni da quella che è stata una scelta che noi abbiamo definito scellerata, cioè quella di mandare allo sbando, perché così oggi mandare allo sbando una società come quella di Fidi Toscana, non sappiamo quali sono le volontà politiche e le scelte strategiche che la giunta regionale ad un anno dalla chiusura di questo mandato vuol porre in termini di Fidi Toscana. E purtroppo non lo sappiamo nemmeno in termini di Sviluppo Toscana, perché sembrava che tutto si spostasse, che tutto acquisisse in termini di competenze Sviluppo Toscana, ma così non è stato. Non sappiamo quale sarà il futuro di Sici, se verrà acquisita da o no in toto da Sviluppo Toscana, quindi dopo 4 anni siamo ancora in alto mare. Ho portato ad esempio un concetto di numeri. Nel 2024 51 sono state le collaborazioni esterne rispetto a circa 30 dell'anno precedente, con un esborso di 500.000 euro a fronte di 137.000 del 2023. Ora mi capite e mi dite voi se questo non è il solito caravanserraglio dove ci si mette le persone, ma poi che dovrebbero essere coloro che agevolano le imprese industriali, le imprese artigiane toscane, e invece poi ci si affida a persone esterne per poter rendere loro il servizio. Quindi io credo che abbiamo l'ennesimo fallimento della politica regionale, anche in questo caso per poter sistemare i soliti amici. C'è stato un sì a maggioranza con 26 voti favorevoli alla proposta di legge che modifica la legge regionale 38 del 2002 in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli. L'atto di iniziativa consiliare firmato dal capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli nell'anno in cui si celebra l'80° anniversario della Resistenza e Liberazione in Toscana. Finanziamo per 570.000 euro il lavoro degli istituti storici della Resistenza. Come c'è nata questa idea di finanziare di più? È in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del Presidente Mattarella ci hanno guidato. Il Presidente Mattarella ha detto: non c'è futuro senza memoria, e quindi conoscere quello che è accaduto per cercare di non farlo accadere più. E in un tempo in cui anche in Europa stanno crescendo i totalitarismi, allora i regimi autocratici, al compito nostro è quello di mantenere alto, perché il simbolo della nostra regione è il Pegaso alato. In quel Pegaso alato ci stava il simbolo del Comitato di Liberazione Toscano, e la Toscana ha scelto sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare. Allora, nostro compito è stato quello di portare in approvazione una legge come questa, e sono felice che sia stata votata oltre la maggioranza anche da altre forze politiche. Il segno che la strada è quella giusta. Siamo negli 80 anni dalla liberazione e credo che cogliere questo momento per strutturare le risorse da dare agli istituti storici della Resistenza sia un atto doveroso, soprattutto da parte di un ente, la Regione, che ha nel proprio statuto l'antifascismo. Ebbene, in Toscana gli istituti storici della Resistenza, sia quello regionale che quelli provinciali, sono i custodi di questi valori, sono i custodi di tutta la documentazione che ricorda quei momenti, sono quelli che fanno ricerca, sono quelli che promuovono, oltre che custodire, la cultura dell'antifascismo, la cultura della pace, la cultura della non violenza, la cultura della solidarietà. Questo è un impegno morale che io personalmente per primo, va detta la verità, ho assunto. Poi mi fa piacere che anche i colleghi del Partito Democratico lo abbiano assunto, abbiano firmato la legge, io ho firmato il loro testo, perché era corretto strutturare in termini finanziari un finanziamento che desse solidità economica all'istituto
della resistenza e soprattutto favorisse la divulgazione di valori, la conoscenza, la relazione con le nuove generazioni. La resistenza è un valore costituzionale, è un valore statutario della Regione Toscana. Passano gli anni, sono 80 anni e si rischia altrimenti che con il tempo quello sforzo, quella dimensione valoriale possa essere persa o si possa affievolire. Noi riteniamo, visto che è stato fatto anche un mese dal bilancio, francamente, che questo tipo di impostazione potesse essere discussa all'interno di una più vasta richiesta di risorse, viste quelle stanziate in questo caso, per ben altre attività e promozioni culturali, cioè oltre a questa ovviamente. Chiaramente ci sono degli orecchi dai quali non si ascolta e quindi noi conseguentemente siamo stati sul non voto. C'è una unità di intenti, il voto d'astensione chiaramente spinge in questo senso, però vorremmo magari anche essere noi invitati ad alcune celebrazioni quando gli istituti storici della resistenza fanno le celebrazioni. Non sono solo di parte alcuni temi, riguardano tutti, sono universali e riguardano il nostro paese nel loro complesso, al di là di quelli che poi sono stati i revisionismi che purtroppo hanno portato una parte politica a volersene appropriare. Questo secondo noi è un errore che non può essere accettato. È stato presentato anche quella che è la campagna "Lo sport non è una gara, la mia vittoria", cui i protagonisti sono ragazzi e ragazze, giovani atleti e atleti, i cui volti campeggeranno sugli autobus, sui tram fiorentini e sui social network per dare spazio alla loro idea di sport e di vittoria. L'iniziativa nasce dal progetto SOS Sport Opportunità e Società per la promozione di uno sport accessibile e senza stereotipi. Una campagna molto bella, una campagna che manda un messaggio potente: lo sport come inclusione, lo sport come strumento di crescita, lo sport come amicizia. Noi siamo abituati spesso, male, a pensare allo sport solo come agonismo, come vittoria. Invece lo sport è molto molto di più. Lo sport è un modo per aiutare le ragazze e i ragazzi a diventare più consapevoli di se stessi. E in queste storie, in questi volti, in queste immagini che renderanno ancora più bella Firenze, ci sta un po' l'idea di come lo sport possa essere strumento davvero di crescita, strumento per lasciare un mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Lo sport in realtà ha una vittoria da tanti colori, da tante facce. Non è vittoria esclusivamente tagliare per primo il traguardo, fare più punti, fare più gol, ma ognuno attraverso lo sport, nello sport, può trovare il significato che cerca, può trovare la vittoria che agogna. E da questo punto di vista questo progetto è assolutamente esplicativo di questo concetto, perché il messaggio è molto forte: chiunque può fare sport e chiunque può trovare nello sport la sua vittoria. Questo progetto ha l'obiettivo di interrogarci sul perché ancora tanti ragazzi e ragazze, minori, bambini e bambine non fanno sport. Fra i tanti ostacoli che abbiamo trovato e di cui abbiamo discusso, ci siamo concentrati su quello più sentito dai giovani che abbiamo coinvolto, che è il punto di vista degli adulti su perché, su che cos'è lo sport, su cosa li motiva a fare sport. Quello che ci è tornato sono due parole chiave, che sono benessere e relazione. Spesso gli adulti pensano che il punto sia la vittoria, no? Vincere la medaglia, vincere la gara, diventare qualcuno, un calciatore. E invece quello che ci hanno raccontato, ascoltando il loro punto di vista, è che fare sport vuol dire trovare un gruppo di amici, vuol dire stare bene col proprio corpo, vuol dire sentirsi a proprio agio, vuol dire tante cose sulle quali non ci soffermiamo troppo spesso. Allora questa campagna vuole dare proprio voce e spazio a questo punto di vista. Vedremo i loro volti e le loro voci e i loro pensieri su tram, sugli autobus, sui social network, li ascolteremo sulla radio, e ora sta un po' a noi adulti cogliere il loro punto di vista e fargli davvero spazio nel mondo dello sport. E si conclude anche il nostro incontro dedicato ai lavori del Consiglio regionale della Toscana. Vi ricordo, per tutte le informazioni, le delucidazioni, c'è il sito www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra 7 giorni dentro il Consiglio.